Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa prima serata e prima semifinale della Academy di Acicchievo Verona Esports. Novità assoluta, sui social ne abbiamo parlato, ne è stata già diciamo presentata, però non volevo spoilerare troppo, volevo lasciare un attimino la spiegazione della formula questa sera al mio collega qua a fianco, Matev. Ciao Mate, benvenuto, benvenuto a Matteo Cerone con me. Ciao Ale. Al mio fianco per il commento di questa sera. È sparito tutto, adesso è ricomparso tutto, quindi ci siamo, ok, perfetto. Che dire, io sono molto molto emozionato perché vedere questa tipologia di esport già a sbarcare poi in questo mondo di FIFA e PES, però volevo fare un'anticipazione, diciamo, volevo fare i complimenti ai ragazzi di PES che sono andati in semifinale nella B-Sport, però vabbè, apertura parentesi, complimenti ragazzi, davvero bravissimi. E adesso però ci buttiamo su FIFA. Matte, com'è la serata e chi gioca adesso in questa prima semifinale della Academy di Acicchievo Verona Esports? Ciao a tutti, ciao Ale. Questa prima semifinale abbiamo Mattia Borghi contro Giuseppe Alamia. I'm Mabo 99 contro Petsum, entrambe per qualificarsi a questa semifinale sono arrivate prime dei rispettivi gruppi. Ricordiamo, ogni semifinalista è arrivata prima nel proprio gruppo, quattro gruppi da tre squadre, da cui uscirà la campionessa, la squadra campionessa, campione, diciamo. Sì, no, beh, certamente questo torneo. Diamo effettivamente che non abbiamo svelato nulla ancora, quindi magari in futuro avremo qualche pro player, ma però ovviamente donna, però una cosa particolare, hai fatto bene a introdurlo, la team manager di Acicchievo Verona Esports su FIFA è Rossella De Mare, che non è qua con noi stasera, ma sicuramente ci sta seguendo. La salutiamo, grande Ross, inviteremo anche te in live poi per andare a spacchettare un attimino poi le varie abilità dei ragazzi. Io ho dato il via ai ragazzi, ok, si stanno invitando, noi vediamo già effettivamente la schermata, però tra poco potremmo già partire. Come dicevamo prima, abbiamo da una parte Mattia Borghi, Imambo 99, e dall'altra parte Giuseppe Lamia, detto Petsum. Quindi sono due giocatori che ho visto giocare, mi sono sicuramente molto molto interessanti, e chissà, vediamo un po' come affronteranno questa semifinale. Iper curioso ovviamente come sempre, dato che poi, sai, io sono appassionato di FIFA, mi piace sempre questo gioco, di conseguenza... Ah, io lo adoro e rosico ogni volta che faccio una partita insieme a te, perché fanno cose e hanno giocatori che io difficilmente arriverò. No, infatti poi logicamente sono anche persone che portano avanti la loro foot giorno per giorno, quindi esatto. Preparatissimi assolutamente. Poi ho visto Mattia è molto attivo sui social, quindi eccoli qua. Intanto sposto la schermata, dovremmo essere già dall'altra parte, si sono già invitati, velocissimi, l'audio l'ho già passato. Siamo perfetto. Praticamente quasi al calcio d'inizio. Ok, ci siamo, perfetto, sto facendo passare anche l'audio di gioco, così abbiamo anche gli effetti audio. Ci siamo ragazzi, prima partita, a sinistra abbiamo Petsum e dall'altra parte Imabo 99, che quindi Mattia, abbiamo Giuseppe contro Mattia. Ragazzi, si parte. Pronti? Non vedo l'ora Ale, non so te ma... È una partita molto particolare, ne sono certo. Quindi assolutamente deve essere qualcosa di assolutamente... Sono due dei possibili campioni del futuro, no? No, assolutamente, infatti. Parte quindi Mattia, parla a lui e da sinistra a destra Mattia, dall'altra parte Giuseppe, quindi si parte. Cominciamo subito, le squadre proveranno a studiarsi adesso all'inizio, ma non è mai detto perché con questi giocatori, con queste squadre è facile iniziare subito con il botto. Vediamo un po' di possesso palla, un po' di errori a destra e a sinistra su quella fascia, ma pare che I'm Mabo
Adesso Vai, abbia vabbè, trovato ma la vai di nome quadra. tranquilli, vai pure con Mattia e Giuseppe, perché altrimenti ci incasiniamo. Anche perché, come vedi, hanno i nomi diversi da quelli che stanno usando, quindi impazziamo altrimenti. Quindi Mattia ha la Esatto, palla e adesso esatto. sta facendo girare effettivamente il Sì, centrocampo. riesce a recuperare spesso palla in questo inizio di partita. Certo, l'ha persa un paio di volte, ma ogni volta è riuscito a recuperarla e provare l'azione. Adesso, attenzione, la perde sul limite dell'area. La recupera ancora a centrocampo. Attenzione a Cantona in area. Cantona, Hernandez, benissimo. Gli toglie la palla dal destro, probabilmente un tiro velenoso. Sta laggando però, aspetta che Eh sì. cambio, facciamo una cosa, cambio a volo la live perché la vedo che sta laggando, la cambio al volo, scusate, purtroppo bisogna sempre lavorare in questo frangente Purtroppo velocissimo, è il bello della ma ci live, siamo no? persi Della il gol. diretta. Ci siamo persi il gol. Eh Attenzione. sì, purtroppo ha laggato e ho dovuto girare al volo. Adesso torniamo. Sappiamo però che ha segnato Pelé, lo rivedremo poi a fine primo tempo. Intanto, quindi Abbiamo dovuto dirige girare, siamo. Giuseppe per 1-0. Attenzione perché recupera palla Noi stiamo ancora in questo momento stiamo Mbappé. guardando la live di Mattia, quindi abbiamo girato. Il player 1 è Mattia e dall'altra parte è Giuseppe, quindi il segnalino rosso è Mattia. Ok. Mattia, sì, Mattia recupera palla. Attenzione perché si è visto quanto può essere velenoso anche per quel frangente l'attacco di Giuseppe. Recupera palla adesso Mbappé sulla tre quarti. In mezzo a due riesce a passare, prova nel punto un terzo e questa volta non ce la fa. Riparte Roberto Carlos. Palla a Mbamba. Roberto Carlos ancora. Mbamba sulla fascia. Goretzka. Proveranno Volevano passare dal lato, non sono stati fermati. Quindi Attenzione al Mbappé filtrante. recupera adesso. Roberto Uhuhu. Carlos la ferma. Di nuovo importante su quella fascia. In due azioni praticamente di fila. Sì, devo dire che ha fatto una bella difesa qui Mattia, sta facendo girare la palla, Sì, sì, seppur sia sì, sì. sotto di 1-0, è riuscito a effettivamente a anticipare Attenzione quel perché corridore. Attenzione! Neymar recupera palla e la passa a Bamba sulla fascia. Bamba, Bamba, cross in mezzo, non ce la fa. Riesce a recuperare Giuseppe che adesso parte in contropiede. No, viene fermato di nuovo. Ronaldinho in possesso della palla. Neymar passa in mezzo a uno, prova a superare il secondo avversario, non ce la fa e riparte Ousmane Dembélé. Lucas Vázquez, Frank De Jong. Joshua Kimmich Kimmich è adesso, tanta mamma mia. qualità lì in centrocampo, l'ho Sì, provato il sì. Toz, ragazzi, è veramente incredibile. Poi una bella, bella Decisamente. squadra però, mamma mia. Attenzione, contropiede qui, può partire Ha Cantona? tirato subito Cantona, cincischia un attimo, recupera palla però, fa salire tutti quanti. Neymar non riesce, lo stoppa a seguire e Dembélé può ripartire. De Jong, ancora Goretzka, ma quante palle ci ha recuperato Goretzka in 30 minuti? Neymar adesso Pochissimo. in area. Neymar prova a mettere in mezzo, no, si ferma, si rigira, la passa indietro, Goretzka ancora, Acuña dal limite, Neymar ci prova ed è 1-1, 1-1, pareggio bellissimo, meritato il pareggio di Mattia e che bella partita, nonostante ci siamo persi il primo gol, abbiamo visto comunque molte azioni e infatti non ce ne fanno mancare con Giuseppe che subito prova a rispondere e tornare di nuovo in vantaggio. Pelé, ancora l'autore della prima rete, Ousmane Attenzione. Dembélé. Pelé dalla tre quarti, può il limite dell'area, può provare a tirare. Tiene tantissima palla, quanto è forte Pelé. Pelé forse quella, poi adesso non ho visto qual è la versione, però mamma mia, tanta tanta qualità. Tra parentesi, però, prima quando ha segnato Neymar è il 96, piccato, quindi l'ha proprio, come dire, trovato di fortuna. È veramente un colpo incredibile perché è un giocatore da 10 milioni di crediti, fa la differenza quel Neymar, c'è poco da fare, iper rapido e iper preciso. Intanto però De Jong mette giù la palla, vediamo, attenzione. Prova il lancio lungo. Pelé prende palla, si gira e serve Neymar. Ancora per Pelé, troppo corto forse. Goretzka la passa da Cugna che verticalizza subito. Cantona adesso. Abbiamo visto quanto è velenosa anche Neymar Cantona come coppia, no? Ah beh sì, Cioè, assolutamente. clamorosi. Cantona poi è la versione Prime Moments, quindi quella più forte, molto,
Per quanto sia corpulento, è anche abbastanza agile, devo dire, ma Eh poi sì, una precisione l'abbiamo fuori dal visto normale. effettivamente. Partita che a tratti è molto bella, divertente, a tratti è molto bloccata a centrocampo Attenzione! con continui scambi di palla. Cantona adesso poteva provare a punire e invece viene bloccato Mbappé. Può Cantona ha partire il contropiede tentato con di fare il Neymar, tunnel del senato con Kimmich Cantona, a Amara, gestione difficile. della palla e così finisce il primo tempo. Potremmo provare adesso a rivedere il primo gol, No, qua non forse. ce lo fanno vedere, ce lo fanno vedere a fine tempo. Niente, A sono fine passato partita. sulla live di Mattia che la vedo più stabile, quindi a posto così siamo perfetti. Ci siamo alla grande 1-1, partita molto molto equilibrata, devo dire. E insomma, sono due stili di gioco che sono molto simili, sono in grado entrambi di mantenere il pallone, cercare di punzecchiare nel momento corretto, sai, cercando il pertugio, eccetera. Sì, sono molto pazienti alla ricerca del passaggio giusto. Si riparte quindi Neymar, Cantona, Cantona per Cantona, Ronaldinho, che comunque che Cantona. squadroni entrambi, da entrambi i lati, Porca eh. Eva. Ronaldinho ancora, Acuña. Goretzka. A centrocampo è stato davvero dappertutto Goretzka, davanti la difesa a dettare le linee di passaggio. Davanti la porta avversaria per provare una ribattuta, davvero, davvero incredibile. Adesso azione insistita da parte di Mattia, riparte però Giuseppe in contropiede. Neymar sulla fascia rientra, prova a tornare indietro da Kimmich che gli restituisce la palla. Kimmich, Attenzione a mamma Pelé, cerca mia, lo scambio. non riesco a rimanere meravigliato ogni volta che qualcuno passa la palla e devo dire un nome così forte ogni volta. Poi Davvero. Pelé l'ho visto usare molto molto spesso a alti livelli, devo dire, è iper agile, anche se in determinati casi in tanti preferiscono associargli magari, vedi, c'è un Ronaldo insieme a Mbappé, un Neymar, eccetera. Però Sì. Pelé garantisce un controllo palla e una precisione incredibile. Clamoroso, decisamente. Tanto Adesso Cantona si appoggia Cantona. per Acuña. Attenzione al filtrantone! Lungo. Troppo corto per Cantona, riesce a recuperare, ad anticipare l'attaccante francese Donnarumma. Potrebbe partire un contropiede inaspettato, Dembélé sulla fascia, la passa a De Jong che perde palla, ancora Goretzka, Neymar adesso sul lato opposto, Acuña prova ad aspettare lo scatto di Ronaldinho che però fa bene a non andare avanti, sarebbe finito in fuorigioco. Neymar recupera Varane. Bella difesa Sì, davvero di decisamente, Giuseppe. decisamente. E Pelé prova ad imbeccare il suo di Neymar, forse era Acuña adesso. Cantona Ball recupera. roll e torna indietro. Mamma mia, vediamo Acuña che mette ordine. Attenzione a Goretzka, ancora Varane. Qua ci fa Varane lì avanti. Attenzione! Attenzione, Neymar 2 Neymar! a 1. Che tiro clamoroso! Porta il vantaggio di Mattia. Rimonta completata per il momento. Beh, Intanto sicuramente. Giuseppe recupera. Bellissima azione di Neymar. Quando mi sono chiesto Mamma cosa mia, ci fa lì non Varane, ha inseguisco. fatto un'ottima azione invece, perché l'ha appoggiata poi per Cantona, che è riuscita a liberare Neymar e 2-1. Quindi per Mattia, Ha avuto ottima, ragione ottima lui in prova. quel momento a trovarsi lì. Esatto. Neymar supera un avversario che torna sempre su di lui, però Mbappé adesso Attenzione, Mbappé. prova a liberarsi. Mbappé sul sinistro, rientra sul destro, ancora avanti, due pali, un'azione meravigliosa dopo l'altra. Mamma mia, che bella partita che ci stanno regalando Mattia e Hanno Giuseppe. fa fatto, Clamoroso. ma poi Mbappé toti, elastico, difficile stargli dietro, iperagile, bel gol e Giuseppe è riuscito a sfruttare tutte le caratteristiche del giocatore Decisamente, francese. decisamente. Che giocatori bravissimi ci stiamo trovando questa sera ed è solo la prima partita. Non sei contento di questo? Assolutamente, anche perché poi dopo diremo anche dell'appuntamento di domani sera, che c'era la seconda semifinale. Però dai, poi lo diciamo dopo. Attenzione, Eh andata sì, Giuseppe. attenzione perché Mbappé è in possesso della palla, avanza. Abbiamo visto quanto può essere letale Bella Roberto presa qui, Carlos. Varane, intanto. La fascia sinistra di Mattia è stata forse più presente nel primo tempo. Adesso ha capito anche Giuseppe che da lì non è facilissimo passare, anche se
con giocatori velocissimi come Mbappé, Neymar, Ci ha Goretzka, tentato qui, prova a eh. lanciare lungo, non ci riesce e recupera Kimmich. Pelé adesso è arrivato a centrocampo, prova a prendere la palla per impostare Neymar. Attenzione. Mbappé torna indietro da Kimmich che la passa a Dembélé. Sfonda dritto Dembélé, entra in area, rientra sul sinistro, forse per provare un passaggio, ma sbaglia, indovina anzi la difesa il tempo della giocata, non è Sai stato tanto che Dembélé a sbagliarla. c'è Acuña che sta facendo tutto lì in centrocampo? Partito, Mamma sì. mia, tutto sta prendendo. Che giocatore, ragazzi. E la versione poi quella che è appena uscita di... Sai che mi sfugge il nome, peccato. Però è della... quella che si potenzia praticamente con gli europei. Sì. Attenzione intanto. Pelé. Perché Pelé ha la palla sull'angolo alto dell'area. De Jong, bene Bella chiusura di Roberto Roberto Carlos qui. Carlos. Mamma Visto, mia. ho fatto bene a lodarlo prima. Attenzione, Cantona adesso Neymar. prova a lanciare, non ci riesce, però ha provato a lanciare Neymar. Dembélé adesso invece lancia Mbappé. Mbappé potrebbe, si invola anzi sulla fascia, arriva sul fondo, prova a crossare, no, si rigira, la dà di nuovo a Dembélé. Guarda che c'è il filtrante Mbappé, pronto. Attenzione De De Jong. Jong, un attimo, tiene Attimo di panico palla. qui, attenzione. Neymar adesso in area, viene spostato e lascia lì la palla. Teo Hernandez, Attenzione, così questa attenzione. menina in difesa è molto Pericolosa, pericolosa, ma Roberto Carlos pericolosa, molto recupera. pericolosa perché non perdono palla e fanno un pasticcio. Fortunatamente l'attacco Mattia non se lo aspettava, fa un pasticcio anche lui. E, no, Giuseppe non se lo aspettava, Eh fa no, un esatto, qui pasticcio c'è anche lui un e po' un Mattia pressing da entrambi i prova il lati. contropiede. Quindi non è facile tenere la palla, però attenzione, siamo al 90esimo. Mattia Eh si riesce a sì. mantenere all'ultima azione pronta e sappiamo che l'ultima azione è sempre molto molto devastante da sfruttare, Infatti ovviamente. mettiamo Ronaldinho sulla Attenzione! fascia. Mamma mia, come se n'è andato Ronaldinho, clamoroso. Arriva sul fondo, entra in area, tiene ancora la palla Oh, e calcio se la d'angolo. porta. Ah no, calcio d'angolo. No, Ultima, finisce. no, era fine della partita, fine dei tempi regolamentari in realtà, perché Esatto, non io ai possono finire ragazzi in l'ho pareggio. detto Avremo dei che non possono supplementari, finire in eventualmente dei pareggio. rigori, ragazzi. Che partita. Guarda che panchina Mamma anche. mia, sì, beh. Poi Mattia, poi lo ripete, molto attivo sui social, sulla pagina Facebook di Foot, se non ricordo, poi dopo devo andare a vedere il nome giusto. Beh, ci posta spesso e volentieri il suo team, è iper aggiornato. Si riparte intanto, quindi Mattia con la palla. Attenzione perché i tempi supplementari sono così sempre, danno il favore generalmente a chi riesce a segnare per primo e poi riesce a difendersi come si deve. Cantona Cantona, adesso in attacco, bell'intervento. Varane un muro in difesa, Kimmich in gestione, prova a cercare Mbappé, ma non ci riesce, trova Roberto Carlos che parte subito dal centrocampo avversario in avanti, Goretzka, Acuña ancora, Neymar sulla palla, prova Goretzka adesso, partita che non vuole sbilanciarsi perché sappiamo che poi è difficile recuperare in così poco tempo. Goretzka, Attenzione a Cantona. Cantona sulla palla, Neymar. Potrebbe ridarla a Cantona, non fa in tempo. Kimmich prova a ripartire. Pelé adesso. Pelé avanza e torna indietro. Passa a De Jong che verticalizza per Mbappé. Mbappé su Pelé. Ha molto spazio libero davanti. Torna da De Jong. Potrebbe la riceve di nuovo. Pelé ancora. Pelé sull'angolo dell'area. De Jong. Quante palle ha toccato De Jong in questa Tantissime. azione? Poi De Jong quella versione, la tozza, ragazzi, è fuori dal normale, veramente Clamorosamente è incredibile. imbarazzante per quanto è forte, sì. Attenzione però a questo Neymar adesso, attenzione, contropiede. contropiede, trova Cantona, Oh. viene steso e non è fallo però, non è fallo, riparte Giuseppe con Kimmich in gestione della palla, Lucas Vasquez lancia per Dembélé, Dembélé supera il suo avversario, torna indietro, fa salire la squadra, serve Neymar Attenzione che Neymar adesso.
Potrebbe tirare di destra e di sinistra, vero? Esatto, infatti mi aspettavo qualcosa di simile, invece no. Fine Invece no, primo fine tempo primo tempo supplementare. supplementare. Mamma mia che tensione, ragazzi. Veramente ipertesa come partita, 2-2. Mamma mia, però non è facile. Guarda anche le statistiche. Due tiri Sono in lì, sono lì. porta, tre tiri in porta, cioè molto 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 simili. equilibrio. Esatto, equilibrio al massimo. Che dici? Pensiamo che magari già la prima partita finiamo ai rigori? Beh, sarebbe, significherebbe guardare molto, cioè il più possibile di questi giocatori che ci stanno davvero facendo divertire questa sera. È ricominciato adesso il secondo tempo supplementare con Giuseppe in possesso, Alfonso Davies, Frank De Jong, Mbappé. Pelé è stato veramente attivo in questa partita. Lo vediamo infatti subito triangolare con Goretzka, Neymar al Attenzione. limite dell'area, Dembélé supera Mamma 2, Dembélé mia! 3-2, 3-2 per Giuseppe. Ma che azione hanno fatto? Pelé, Neymar, Dembélé, elastico e gol. Clamoroso. Vediamo subito infatti Mattia che prova a correre ai ripari. Che azione è stata, Ale? Incredibile anche perché Dembélé è praticamente sparito dai radar di qualsiasi difensore. Come se fosse quasi impalpabile. Trum, tipo un È fantasma. Passato in stato mezzo. talmente bravo Roberto Carlos precedentemente che quasi sembrava Dembélé non avesse fatto nulla. Invece arriva così con il gol della possibile vittoria. Chi lo sa, intanto Guarda. Mattia non si dà per vinto sicuramente, però perde palla, recupera ancora Giuseppe Mbappé da solo davanti al portiere. Attenzione. Mbappé! Di quanto poco è uscita la palla, sarebbe stato forse il gol definitivo in questa partita. Sì, anche Mattia perché lì adesso sembra un po' avresti chiuso praticamente sul 4-2, invece è ancora aperto, il supplementare è ancora aperto, attenzione. sì. Siamo ancora pronti a tutto, però Mattia sembra un pochino deconcentrato adesso, ha perso già palla 2 o 3 volte da quando è ricominciata la partita. Che si sia dato un po' per vinto puntando e abbia cominciato a pensare alla prossima. Non lo sappiamo, però infatti recupera palla, Neymar adesso si gira meravigliosamente, Bamba, attenzione, Cantona, Cantona ci Oh, prova, boom, 3-2, incredibile! ma io non devo parlare assolutamente, Ale. Assolutamente no, Matte. Ma io ho imparato, diciamo, con l'esperienza di non dire queste cose perché tutte le volte accade sempre il contrario di quello che andiamo poi a un po' pronosticare, no? Quindi. Un po' corsato Giuseppe, mi spiace. In effetti, sì, è vero, Ha assolutamente, segnato però. Goretzka comunque, gli mancava solo il gol in questa partita. No, molto vero, assolutamente. Quindi 3-3, attenzione. 3-3, e forse avevi ragione tu, forse già la prima partita si protrae per le lunghe, ma meglio così ragazzi, meglio così. Goretzka ancora recupera una palla che poteva diventare complicata per la difesa. E anzi, prova a lanciare Bamba. Bamba si fa recuperare da Lucas Vázquez, guadagna la rimessa, tempo per le ultime sostituzioni e si ricomincia subito. Goretzka, Neymar, prova a darla a Cantona, ma recupera la difesa e saranno rigori. Attenzione, parte Mattia e la mette. 1-0 ragazzi, 1-0. Vediamo come Neymar risponde Giuseppe. adesso. Attenzione a Neymar. Neymar è il giocatore forse più difficile da usare ai rigori, ma grandissima 1-1. freddezza da Sì. parte di Giuseppe. Neymar e risponde Neymar dall'altra parte. Neymar Vediamo. al punto. Vediamo Mattia. Mamma Prova ad angolarla. mia, mamma Rimane mia. fermo Donnarumma 2-1. Mamma mia, Ale, mamma mia, Mbappé, davvero. Mbappé la sbaglia. fu! Clamoroso. 2-1 avanti. Mattia, giusto, sì, Incredibile Mattia, la risposta, sbaglia Giuseppe. anche Cantona, potrebbe Vediamo. portarsi sul pareggio. Dembélé centrale e non a bocca. Ha È a rischiato bocca un questa volta. pochino. Attenzione, attenzione. Ronaldinho sbaglia! Giuseppe la para. Donnarumma riesce a neutralizzarne 2 di fila. Kimmich. Centralissimo! Mamma mia, ragazzi, che sfida di nervi! Incredibile! Molto, molto tesa. Attenzione, potrebbe essere Non ci l'ultimo credo cosa ha rigore. rischiato. Qua ha No, rischiato troppo.
Ne sbaglia tre di fila Mattia. Attenzione perché questo Attenzione. rigore di Pelé potrebbe portare alla E vittoria che ed beh, è Pelé. 3-2, facile facile. La prima Pelé. partita va a Giuseppe, Ale. E partita combattutissima, però Giuseppe ha recuperato quello svantaggio iniziale dal 2-1, cioè dall'1-0, ha recuperato così bene nel 2-2. Facendo due gol di fila, segnando per prime supplementari, non voglio dire che Mattia abbia demeritato, ma Giuseppe ha meritato magari questa vittoria, forse un po' di più. Assolutamente, ragazzi, ci prendiamo 30 secondi di pausa, lanciamo lo spot e torniamo subito. Segui tutti i giorni il canale YouTube di Italia Top Games con aggiornamenti e notizie per Pro Evolution Soccer, FIFA, Football Manager e video gameplay in anteprima dei principali titoli in uscita. Non perdere l'appuntamento del giovedì alle 16 in diretta con il TG Tech di Simply Radio per vincere fantastici premi e seguici sul nostro network di portali italiatopgames.it, PES Italia.it, PlayNextGen.it e videogiocaregratis.it. Italia Top Games, dal 2008 tutto sui videogiochi più amati dagli italiani. Ok, torniamo in regia, ragazzi, siamo pronti? Ho già dato l'ok ai ragazzi. Tra parentesi, adesso ne ho caricato uno solamente di spot, erano due, adesso vado a caricare anche l'altro perché mi sembra giusto, altrimenti non è corretto far vedere cose un po' a metà. Ero convinto di aver messo il file quello più lungo e invece no. Bene, ragazzi, vedo che intanto si stanno già invitando. Non ancora. No, allora facciamo. Matte, mettiamoci un attimino ancora in pausa, dai, andiamo, tra poco arriviamo. Ragazzi, io direi che ci buttiamo subito in game perché i ragazzi sono già pronti. Allora, facciamo una cosa veloce e eccoci qua. Ritorno, giornata di ritorno, quindi questa volta, che poi ritorno, sono tre partite sul totale, quindi abbiamo Giuseppe che è sull'1-0, quindi se vince la seconda si porterà a casa lui l'accesso alla finalissima, se invece Mattia si porterà a casa questa partita si andrà alla terza, quindi alla bella. Ricordiamo che non ci sarà un pareggio, quindi nel caso come prima supplementare i rigori. Ok, si riparte quindi. Siamo Abbiamo. ripartiti. Abbiamo visto Mattia già mettere ultra difensivo per provare a contrastare quel trio che ha davanti Giuseppe, che è stato un po' complicato gestire nella prima partita. Però Giuseppe recupera già la palla, anzi la gestisce lui, Kimmich. Prova Attenzione subito per Mbappé! Mbappé, si gira Mbappé, forse perde l'attimo del tiro. Peccato perché partire subito così con un gol, come nella prima partita, avrebbe aiutato i ragazzi a sbloccarsi, magari a farli giocare più liberi, ecco. Sì, diciamo a spezzare un po', diciamo, la tensione che può Sì. portare quello strascico, diciamo, di questa partita. E insomma, è anche questo il bello di vedere giocare i ragazzi a questi livelli. Insomma, non si sa mai cosa può accadere dopo pochissimo. Quindi, insomma, sono curioso. Non mi lancio in pronostici perché, come l'hai fatto tu prima, cioè, l'hai cannato, quindi andiamo dall'altra Esatto, parte. esatto. E quindi Quindi si continua. Dembélé qua ecco. intanto perde palla. Attenzione a Bamba. Bamba, ancora per Roberto Carlos. Bamba viene lanciato di nuovo. Recupera però in maniera ottima Frank De Jong. Rimessa laterale, battuta subito Goretzka, autore del 3-3 nella partita precedente, che però non è riuscito a far valere Mattia ai rigori. Cantona Cantona. adesso. Cantona nella partita precedente ha avuto veramente un ottimo momento per andare a segnare, però la sua corpulenza l'ha frenata. Attenzione, Neymar Neymar! all'improvviso in area come un fulmine e Ronaldinho addirittura se la porta sul fondo. Non sarà calcio d'angolo,
Neymar, abbiamo visto subito, è arrivata una palla, un tiro clamoroso, però non è riuscito a bucare Ma il lì, portiere. non so, Mattia ha tentato il tiro incrociare, non so, solitamente quando fai quel tunnel direzionato tendenzialmente vai sul primo palo, però... Però perché Dembélé ha la palla ed è libero. Ottima, ottima Perde guardia qui di l'attimo della Mattia, eh. giocata. Roberto Carlos riparte, Bamba. Roberto Carlos, molto attiva la fascia tra i due. Infatti, vediamo Bamba lanciato subito. Potrebbe puntare il fondo. Si rigira, torna sui suoi passi. Aspetta che Roberto Carlos salga. La passa poi a Goretzka. Neymar, Acuña. Neymar ancora. Attenzione! Riescono a liberare con niente questi Mamma giocatori. mia, che bella azione che aveva fatto qui Mattia. Un vero peccato non sia poi riuscito ad arrivare al gol perché Perché aveva però Pelé fatto. viene lanciato da Mbappé. Pelé è velocissimo. Zambrotta la tocca verso Yashin, ancora da Zambrotta. Disinnescate due azioni che potevano essere l'1-0 sia da un lato che dall'altro. Acuña, lancio Attenzione! di Neymar andato un po' a vuoto. Bellissima l'idea. De Jong adesso per Neymar. Prova a gestire un attimo. A guadagnare tempo, Kimmich, Mbappé, Pelé, Mbappé ancora. C'è lo scatto di Dembélé. Mbappé perde palla, la recupera Goretzka. Neymar adesso, Bamba lanciato, passaggio di Bamba che si lancia. Beh, qui Recupera Lucas però ancora Lucas Vázquez, ha però, fatto mamma mia. veramente ottima guardia, mica facile riuscire a recuperare Bamba. E per Attenzione Dembélé, Dembélé! si è lanciato adesso. Arriva sul fondo, torna sui suoi passi, prova un paio di dribbling e la passa a De Jong. Kimmich, Vabbè, Mbappé attenzione, da tutto lo solo in area si è specchio! liberato Mamma in mia! traversa. Non ci posso credere. Che Che botta, azione ragazzi! meravigliosa! Che traversa, ma che bella azione. Mbappé tutto solo davanti praticamente allo specchio della porta. Un po' di sfortuna, forse qui Giuseppe avrebbe dovuto essere un po' più preciso, magari tentare il tiro a giro, avanzare ancora qualche passo, insomma, lo spazio Esatto, magari con ce un passo in più già sarebbe andato diversamente, ma abbiamo Mattia che è già in attacco dall'altro lato. l'aveva. Gran Palla a spolvero, devo Neymar, dire che Theo Hernandez Mattia. se la porta in fallo laterale. È in gran Neymar spolvero Mattia, si è adesso. svegliato rispetto a prima, nel senso che lo vedo un po' più convinto, ma già che lo era già in precedenza, insomma, qui veramente siamo di fronte a Però due adesso giocatori ha molto anche la partita, equilibrati. anche lo scotto emozionale della partita persa così ai rigori, con tre errori di fila, ricordiamoli, ha segnato i primi due e poi gli ultimi tre. Non è riuscito Da a vincere lo mandare psicologico neanche proprio. uno in rete. Eh no, infatti lì. Donnarumma ha pareggiato due Attenzione! di fila. Attenzione perché Cantona si Incredibile! Non libera ci credo! benissimo. Mamma mia! 1-0. Un treno Goretzka ancora. Cantona l'ha sparata così forte da vicino che Donnarumma non è riuscito a trattenerla. È arrivato Goretzka velocissimo e ha ribadito con un tapin vincente a rete. L'abbiamo detto prima Adesso che Cantona è 1-0 corpulento. per Mattia. Diciamo prima che Cantona è corpulento, ma quando vuole la giocata agile la fa. Poi qua è stato veramente nel gergo tecnico è una sabongia di prima categoria. È riuscito praticamente a spezzare la maglia a Donnarumma, poi sul rimpallo Goretzka approfitta. Goretzka si è avventato come un falco, ma abbiamo visto anche nella partita precedente che Goretzka era dappertutto in mezzo al campo, dalla sua difesa all'area avversaria, e ancora una volta ce l'ha dimostrato. Guarda, Due reti in due partite per lui. penso che Goretzka e Kimmich, la versione tozza di entrambi, siano i centrocampisti più forti del gioco. Magari non di overall, perché veramente comunque non è elevatissimo, ma sono No. molto molto performanti come giocatori. Tanto Eh Ronaldinho. sì. Maldinho adesso ha la palla, riesce, non ha nessuno davanti, quindi avanza un po', gli fa dinanzi un difensore, lo supera agilmente e si era portato fino, invece fine No, primo fine primo tempo, tempo. così ci chiudiamo, ci salutiamo per l'intervallo con l'1-0 di Mattia al momento.
e ricominciano subito i ragazzi. In effetti qui Mattia ha peccato un po' di ingenuità, nel senso che avrebbe dovuto puntare la porta, ormai il tempo era scaduto, Eh se torni sì, e indietro a provare un 2-0 centrocampo. lampo magari, sì. Esatto, se torni a centrocampo poi l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Quindi si riparte, quindi palla a Giuseppe che cercherà ovviamente di ribaltare le sorti di questa partita e accedere poi alla fase finale. Attenzione. Ah, ricordiamo che alla fine Giuseppe era partito in svantaggio anche nella partita di prima, Ah sì, vero. quindi non è uno che si lascia sconvolgere. Attenzione però, perché Ronaldinho adesso riesce a entrare in area da solo, la passa a Cantona che perde palla. Kimmich, dicevi tu, Kimmich è decisamente molto molto performante, lo è stato per tutte e due le partite finora. Ah sì, da una Mbappé. parte Kimmich e dall'altra parte Goretzka, veramente fanno la differenza a Goretzka, sì. centrocampo. Attenzione, De Jong. Attenzione perché De Jong adesso trova Neymar. Neymar al limite dell'area, non riesce a superare il muro giallo che gli si è posto dinanzi. Acuña, bel numero di Acuña. Cantona adesso riesce a lanciare Ronaldinho. Ronaldinho, attenzione, l'abbiamo visto anche nella partita precedente quanto riesca a tenere palla e non mollarla mai. Attenzione! Adesso Bamba, Bamba, attenzione, Mamma sì, mia. non riesce a entrare, non riesce a servire nessuno. Aveva provato a rientrare sul destro, forse per il tiro, ma anche di qua il muro azzurro, come di là il muro giallo, non permette agli attaccanti di passare facilmente. Ma davvero poi Neymar, complicato, Mbappé. due difese davvero granitiche, non è facile passare, bisogna tentare la giocata al momento corretto, ma anche con la skill in più. Infatti su FIFA ragazzi, riuscire poi a fare quelle skill, non sono tante quelle da imparare a livello chiave per aprire le partite, però alcune vanno imparate. Attenzione Cantona. Cantona potrebbe Filtrante. provare a servire Ronaldinho, invece passa dietro da Acuña, ancora da Cantona. Neymar, Ronaldinho ancora per Neymar, non riesce a passare il filtrante e riparte, può ripartire Dembélé. Qui Kimmich. Mattia si è intestardito col tentativo di passaggio in mezzo, l'ha fatto 3 volte di seguito e Giuseppe, ovviamente, a un certo punto l'ha capito Ormai e l'ha ha bloccato. registrato la giocata e riesce sempre ad anticiparlo. Nelle ultime azioni non c'è stata una volta che Mattia sia riuscito a completare quell'ultimo passaggio. Si riparte quindi Neymar. Neymar, Bamba, Ora Bamba mamma prova a mia. superare Lucas Vázquez, ma questo duello finora l'ha quasi sempre vinto Lucas Vázquez, che è Attenzione. fortissimo, Ah sì. Sta assolutamente. giocando Acuña. benissimo Lucas Vázquez. Attenzione Mamma mia. Zambrotta intanto. Ancora Acuña. Teo. Da Roberto Carlos, Sta cercando di allargare le maglie, ora Mattia, Bamba guardalo, attenzione. prova a superare la difesa in velocità, la ridà Neymar di nuovo che tira da fuori, Non me lo aspettavo. Donnarumma blocca facile facile e riparte Giuseppe. Non me l'aspettavo sinceramente, pensavo a una giocata un po' più semplice. Effettivamente non era male idea quel Neymar Sì, 96 forse è giusto un po' la preciso. potenza, una pressione un po' più forte avrebbe aiutato magari, ma attenzione Attenzione a perché Pelé. Pelé, Mamma mia. esatto, Pelé era al limite dell'area, ha provato a superare tutta la difesa, non c'è riuscito, mette palla a terra Mattia e lancia lunghissimo per Incredibile, Bamba che che riesce a trovare precisione! Roberto. Attenzione, supera Lucas Vázquez che recupera sul terzino Ancora di Mattia, Bamba! ancora Bamba però recupera ancora la palla, la passa dentro e Mamma mia, che mamma chiusura! mia. Succede anche ai giocatori più forti questo, decisamente. Ha fatto un'ottima chiusura Giuseppe, è riuscito a recuperare poi una palla che effettivamente aveva perso lui con Lucas Vázquez. Molto bravo Mattia a recuperare con Bamba, poi si è perso un po' l'azione, peccato perché per Mattia ovviamente perché poteva essere il 2-0. Però intanto 77esimo minuto, sempre 1-0 per Mattia. Brutto lancio. Questo vorrebbe, cioè, se il risultato dovesse rimanere questo, si andrebbe a una terza partita e non potrei che essere più felice, non potrei essere più felice di così, perché Beh, un mamma bello mia che partite spettacolo, che ci effettivamente. hanno tirato giù i ragazzi, assolutamente, spettacolo bellissimo. Dembélé intanto. Dembélé, Kimmich, De Jong, Pelé con la palla al limite dell'area,
Prova a cercare un passaggio giusto, uno Attenzione! spiraglio. Neymar non Giusto riesce. passaggio. De Mamma, Jong, Theo Hernandez. rischioso. Mattia, anche nella partita precedente, ha rischiato un paio di retropassaggi che potevano essere sanguinosi, ma se l'è cavata prima, se l'è cavata adesso, e anzi, parte il contropiede perché è già dalla parte opposta, perché Ronaldinho è ancora sul fondo, Mamma, Theo perde palla Hernandez, però, recupera ragazzi. benissimo È Theo Hernandez. ovunque quel giocatore, veramente, veramente fortissimo. Ce l'ho anch'io nella foot, lo ammetto. Veramente, veramente efficace. Dembélé Dembélé. adesso, Dembélé aveva superato tutta la difesa, ha provato a tornare indietro, Sagra fuori serve gioco? No. Neymar, ma recupera Zambrotta. Attenzione, partire Zambrotta che contropiede. rilancia Ma Ronaldinho, cosa ha fatto fermato Ronaldinho? forse da Teo, no, perché Ronaldinho con una magia se la porta avanti e punta al centro con un cross che viene recuperato dalla difesa di Giuseppe Dembélé adesso. Forse abbiamo il tempo dell'ultima azione della partita. E qui può essere Speriamo pericoloso, ma ti devi di stare vedere molto un molto bel. attento. Sì, decisamente, decisamente, perché potrebbe essere l'azione giusta. Scopriamo Dembélé, adesso Mbappé. Dembélé ancora prova a gestire un attimo la palla, passa da Kimmich, De Jong, ancora da Mbappé che riesce a entrare in area. Mbappé che Incan segna l'abbiamo 1-2, duella alle poste chiamato! e rete 1-1, l'ultima azione della partita. Si dimostra ancora una volta quella che è forse decisiva, perché adesso porta la partita ai supplementari. Infatti batte Mattia e subito fischia l'arbitro. L'abbiamo chiamato, ragazzi, come dicevo prima, il 90esimo, se sei capace di sfruttarlo, Sì. ragazzi, porti a casa il gollettino che può dar È il fastidio. minuto più lungo del gioco, ti Molto vero, aiuta. molto vero. Il 45esimo e il 90esimo, bisogna sempre, sempre gestirlo. Molto, molto bravo Giuseppe a tenere palla al momento giusto e cercare il corridoio corretto. Mattia, purtroppo, avrebbe dovuto cercare di anticipare un po' più la mossa, magari con Eh quel sì, fallettino in più, è eccetera. stato perfetto in difesa per tutta la partita, però poi Mbappé è passato lì libero da solo. Attenzione perché siamo ripartiti intanto, supplementari. Goretzka, l'autore dell'1-0, momentaneo, per Mattia. Adesso Zambrotta, Andiamo a Acuña Cugna, con la tutto fare a palla. Cugna. Mamma mia, è stato davvero, i centrocampi e le squadre sono state clamorosi, ma attenzione a Ronaldinho che lancia Barnes, Barnes. Ronaldinho gestisce la palla. Abbiamo visto prima che azione clamorosa che ha gestito Ronaldinho. Peccato per quel cross che poi non è arrivato per la testa di Io ti Cantona. posso Recupera dire che lì adesso. Mattia ha sbagliato la gestione della palla in quel frangente di Sì. Ronaldinho. Avrebbe dovuto tenerla invece di lasciarsi andare quel cross e portarsi a casa la vittoria. Invece ha lasciato il E contropiede infatti poi aperto da quel e contropiede è nato il gol del 1-1. Attenzione perché Mbappé è di nuovo da solo in area, sul bella azione. fondo Goretzka, una garanzia davanti la difesa, in difesa e in attacco anche in questa partita, l'abbiamo già visto. Recupera però palla Teo. Attenzione perché Giuseppe, dopo aver subito per un po' durante la partita, adesso sembra Sì, è vero, rivitalizzato dal pareggio, giustamente. si è ringalluzzito come si dice solitamente. Ha trovato, diciamo, quella parte di coraggio grazie al gol al 90esimo. Adesso ha messo un po' più la faccia fuori. Ma è Mattia che sta tenendo comunque il pallino del gioco. Attenzione! Attenzione, calcio di rigore, No, punizione punizione al al limite, limite. attenzione, punizione al limite andrà, abbiamo visto, ammonito Varane, Mamma Roberto Carlos! Carlos. Mamma che botta, ragazzi! Mamma mia, come nel famoso video su YouTube di quella Mamma mia! famosa punizione di Roberto Carlos, uno dei gol più belli che abbia mai visto, è qui un gol clamorosamente bello su punizione, 2-1 per Mattia. Il Riparte tiro però delle tre subito. Esatto, dita reverse in questo caso, perché quello con la esatto. Francia l'aveva fatto dall'altra parte. Mamma mia, ragazzi, grandissima punizione del brasiliano che non può far altro che insaccare e il portiere. Sai che non ho visto chi è in porta, non ci ho fatto caso, adesso vediamo. Yashin. Mattia. No, C'è Donnarumma Donnarumma, è dall'altro vero? lato. Donnarumma lì non poteva fare assolutamente nulla. Mamma che botta Roberto Carlos, incredibile.
Intanto in questa pausa ne approfitto per scusarmi per la figura da cioccolataio per il famoso video su YouTube, dato che non ricordavo la contro quale nazionale avesse fatto il gol Roberto Carlos. Guarda, l'avevo visto in diretta all'epoca, quindi non poteva che... Io forse ero un po' piccolo, io forse ero un po' piccolo. Sì. Mi sento del vecchio, eh? Del Ah, saggio. sicuramente. Quindi no, me la Finisce ricordo intanto molto il bene. primo tempo supplementare 2-1 per Mattia che dopo che avevamo detto che Giuseppe aveva tirato fuori la testa, Mattia ci sente, ci vuole zittire ed è 2-1 per lui con Roberto Carlos. Si riparte quindi, secondo supplementare, vediamo Giuseppe come gestirà la palla, deve assolutamente cercare di pareggiare e mai vediamo come e se ce la farà ovviamente, se no magari ancora i rigori, non so. In caso di rigori vado a prendere i popcorn, ragazzi, a sto giro. Esatto. Attenzione a Mbappé. E adesso sulla palla recupera benissimo Mattia, prova una gestione un po' più calma, non parte subito all'attacco. Abbiamo visto come prima una gestione non troppo paziente gli sia costata la partita, gli sia costato il pareggio. Mamma mia, Adesso, che... cara Kakà, ha provato il tiro al volo, non c'è riuscito e riparte Giuseppe, Kimmich, De Jong. Kakà ha Lucas perso Vázquez, l'attimo lì, doveva attenzione portarsela adesso sul le sinistro. squadre. Peccato. Pelé, Mbappé, prova a girarsi e serve Kimmich. Recupera però, palla benissimo Mattia. Quel girovalla di Mattia in difesa ogni volta mi fa venire un po' i brividi. Hai visto come ha sfruttato un lancio lungo per l'altezza di Kakà, poi però non è Eh sì. riuscito a tenerla lì. Attenzione a Mbappé, perde una Perde palla palla in maniera un incredibile. po' brutta, recupera palla Mattia con Acuña e riparte subito. Goretzka, Acuña ancora, Zambrotta. Beh, adesso c'è un po' di tiki-taka a centrocampo, un po' di per perdere tempo, rischiare, non rischiare magari quel pareggio beffardo all'ultimo Attenzione a momento. Barnes però, Barnes è Infatti, un iper Barnes buggato, adesso. eh? Attenzione. Ah, se l'è Si portata porta fuori. però Attenzione. la palla sul fondo, un po' troppo lunga. 118esimo minuto, palla a Giuseppe, ma Mattia recupera. Attenzione Mattia recupera Neymar. subito, infatti Neymar è lì sulla tre quarti con la palla. Prova a servire Ronaldinho che non riesce a stopparla come si deve e riparte subito Mbappé. Vediamo se fa il miracolo Mbappé, ancora Giuseppe al Pelé novantesimo. ancora una Attenzione volta Pelé. Giuseppe in area all'ultimo Vola! secondo. Eccolo Adesso qui, Pelé l'abbiamo ancora una volta pareggio detto! all'ultimo minuto disponibile. Sul cronometro, mamma mia Giuseppe, Incredibile! che mago della gestione dell'orologio, un po' meno mago Mattia nella gestione del vantaggio. Attenzione ai rigori, Kakà. Adesso ai rigori subito. La mette, Kakà, 1-0 la di mette. Kakà, sicuro, secco. Risponde Attenzione. Mattia Mamma con mia! Kimmich, Ciao Kim. 1-1. Imprendibile. Attenzione a Barnes. Barnes non è precisissimo. La mette in mezzo un po'. Finalmente centrale, preciso, molto semplice, semplice. Mbappé. Mbappé Va! invece Non ci credo. è andato tanto così dal pararla. Ho detto parato Adesso perché l'ho vista. Neymar Cioè, incredibile. Attenzione a proverà a Neymar. metterla nell'angolo Impala. alto, sotto la traversa, 3-2. Questa volta Mattia va bene anche nei rigori. Attenzione, Dembélé la mette, Rischia imparabile. però, rischia sempre Digne l'aveva sbagliata Giuseppe. prima, attenzione. 3-3 Adesso adesso. la mette. Ancora una volta centralone e ancora una volta funziona. Vediamo 4-3 per Kimmich. Mattia. Kimmich? La mette Sulla anche Kimmich. dischetta 4-4. Una partita Acuña. molto Bella precisa rispetto a quella precedente, lì no? anche Acuña. 5-4. Finora tutti i rigori segnati. Potrebbe Attenzione a essere quello Pelé. decisivo. Pelé dal dischetto. Vabbè, Pelé, Pelé, 5 cosa puoi pari. dire? Si Pelé, andrà. Pelé. D'oltranza adesso, Goretzka. ma Pelé è una garanzia. Centralone per Ha Goretzka. rischiato un po' ancora Mattia con questo centrale. Vediamo De Jong. A De Jong, Centralone anche lui. centrale Qui anche lui, prova, la imita la psicologia, strategia ragazzi. del Qua suo Matteo avversario. Hernandez non ha il piede preciso. La para, E la Donnarumma. sbaglia, Teo, mamma mia, si fa parare dal Anthony compagno Davis. di team. E Alphonso Davies finisce! invece va e segna il 7-6 ai rigori. Giuseppe si qualifica del primo finalista della CKV Verona Academy.
Mamma mia, che partite, Ale, Che che partite partite incredibili. bellissime. Adesso voglio vedere se ci fanno rivedere qualche azione, magari dei gol, eccetera. Se no, poi ci buttiamo un attimo in spot, prendiamo un attimino di fiato e poi andiamo poi a chiudere la serata. Vediamo cosa fanno vedere i ragazzi. Se entrano direttamente, no, fanno i risultati e via. Perfetto, torniamo un attimo in regia. Ragazzi, ah no, ci va a vedere il gol, eccolo qua, attenzione. Ecco i gol, vediamo come è arrivato Goretzka subito. E ha segnato, quello era l'1-0 di Mattia. Esatto, probabilmente sta Poi sentendo la live. gol di Questa qui, Roberto Carlos, esatto, guarda, capolavoro di Roberto Roberto Carlos, Carlos. Mamma mia. clamoroso, bravissimo Mattia. Guarda, si sono accesi anche i fuochi dietro la porta per questa punizione magistrale. Vediamo i Che gol che ha invece preso vediamo il invece pareggio, Mattia. l'1-1 di Mbappé, che da solo in area Infermabile. infila tutta la difesa e la mette alle spalle di Donnarumma. Eh sì. Qua Mbappé è riuscito con un cambio di passo clamoroso. E qui anche ha pescato bene, Qui che ha tirato un e po' un uno fulla di battuta. Yashin un po' Sì. Eh colpevole sulla ribattuta, eh. sì, Qui sulla devi ribattuta buttarla è fuori arrivato alta. ancora Mbappé, e che segna i due gol del pareggio di Giuseppe in questa partita. Entrambi al 91esimo e 121esimo, entrambi nei tempi di recupero delle rispettive frazioni di gioco. Torniamo in regia intanto, grazie Molto bene. ragazzi, quindi prendiamo un attimo di pausa, super spot e tra poco arriviamo. Perfetto, Matte, siamo tornati in regia. Che dire, è stata abbastanza veloce, devo dire. Siamo stati in ballo 3 quarti d'ora per vedere due partite bellissime. Comunque, come dire, talmente belle da risolversi poi ai rigori. Quindi Ai rigori l'apoteosi, diciamo, entrambi, ai dell'entertainment in quei casi qua, no? Quindi, no, che dire, io faccio i complimenti ai ragazzi. Sia Mattia che Giuseppe hanno fatto vedere davvero un bellissimo decisamente calcio, un alto livello di ma gioco, davvero. decisamente. Non neanche tanto pieno di skill, insomma, tanti momenti No, di calcio esatto, fatto bene, proprio devo bel dire. calcio giocato oltre le skill, appunto, oltre proprio hanno sfruttato appieno i giocatori che avevano a disposizione. 2 partite molto equilibrate, era davvero difficile capire effettivamente chi poteva passare. Effettivamente 2 pareggi su 2 partite, poi ovviamente la tela dei rigori, è sempre un po' diciamo infame, mettiamola così. Ci siamo però. Quindi complimenti a Giuseppe Lamia che si qualifica per la finale di questa Academy 10 Kilo Verona Esports. Questa era la prima serata, la prima semifinale. Domani sera alle 22, abbiamo tasato di mezz'oretta domani sera per problemi lavorativi. Alle 22 saremo live. Non ci sarai tu, Mate, però Non ci sarò io, ma ci sarà Fabio mi sembra che c'è Fabio domani sera. Cioè domani c'è Fabio Campenaro, esatto. che riuscirà comunque a portarvi compagnia. Decisamente, non, probabilmente non sbaglierà i nomi come ho fatto io inizio live. No, ma figurati, siete tutti bravissimi, quindi ragazzi, ci sarà da divertirsi. Quindi, Matte, grazie per avermi fatto compagnia questa sera e io Grazie a voi, ragazzi. invito nuovamente gli spettatori a seguirci domani sera, sempre su questo canale, quindi a Cichevo Verona, domani sera alle 22 per la seconda semifinale. Non dico nulla, domani vedete chi giocherà. Mi raccomando, ovviamente, un bel like al canale Twitch in maniera poi da essere Da sempre... rimanere sempre Esatto, pronti con le sempre pronti con noi. notifiche. Perfetto. Matte, grazie ancora. Buonanotte a te, buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte A domani. ragazzi e ci vediamo alla prossima.